Saluto a tutti, grazie ai tantissimi che hanno dato una mano in questa straordinaria campagna elettorale, che abbiamo affrontato con grande serenità, con grande tranquillità, col sorriso sulle labbra, anche quando hanno cercato di usare argomenti che nulla c'entravano con le questioni per le quali si votava, cioè chi governerà l'Emilia-Romagna nei prossimi 5 anni. Io ho sempre consigliato di essere prudenti nei giudizi, perché l'arroganza non paga mai. E soprattutto se caratterizzi la campagna elettorale e la vuoi caratterizzare addirittura nascondendo la candidata che sarebbe stata la mia avversaria, significa che hai deciso di giocare su un altro terreno. Ci si è voluti mettere su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno. La scelta di utilizzare l'Emilia-Romagna per altri fini, gli emiliano-romagnoli credo che l'abbiano ad un certo punto capita. Gli emiliano-romagnoli gli hanno detto che, insomma, non è che gradisca molto che vieni persino a suonare nei nostri campanelli. Noi abbiamo cercato di non mettere nell'agone politico argomenti che non c'entrassero con le elezioni amministrative. Fate, dite quello che volete, ma di una cosa il sottoscritto non ha paura, di niente e di nessuno. È la sua onestà e la sua integerrimità da amministratore pubblico. E se gli vai a dire che la devi liberare, le persone qui sanno perfettamente che per fortuna o purtroppo per i troppi lutti eravamo già stati liberati 75 anni fa. Ed è grazie ad allora che si è potuto costruire, si sono potute costruire le condizioni di una storia che grazie alla voglia di lavorare, allo spirito di sacrificio di intere generazioni ci hanno portato ad essere quello che siamo. E noi dobbiamo però mai accontentarci, costruire le condizioni di migliorarci, con umiltà ma competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo, perché ne abbiamo tutte le caratteristiche e tutte le potenzialità. Il risultato, prima che per me, chi se ne frega dei nostri destini personali, era e vuole essere rivolto soprattutto a loro, ai tanti che hanno ritrovato entusiasmo, che hanno ritrovato il gusto, diciamoci la verità, sia una lezione per il futuro. Ce ne eravamo dimenticati di tornare in piazza, di stare di più tra le persone. Io aprii la campagna elettorale da Piazza Maggiore, il 7 di dicembre erano oltre un decennio che non si andava lì ad aprire le campagne elettorali, e questo, diciamoci la verità, ce l'hanno detto anche le sardine, riempiendo le piazze e chiedendo una politica che non sia solo fatta di volgarità, che non sia solo fatta di invito alla rabbia, al rancore, ma anche un po' più civile, un po' più pacata, persino nel rispetto di quelli che non dovrebbero essere mai nemici, ma soltanto eventualmente avversari, con una squadra di governo e con una prospettiva dove nei prossimi 5 anni dovremo dar corso a quello che abbiamo raccontato e promesso agli emiliano romagnoli, perché per quanto ci riguarda, da queste parti ogni promessa è debito, e speriamo che l'Italia assomigli in futuro un po' più all'Emilia Romagna. Grazie. I put my blues.